quando si parla di Fibonacci, con la parola Fibonacci naturalmente si possono intendere diverse cose. Per quanto riguarda innanzitutto da dove nasce la parola Fibonacci, è il nome, il soprannome, tra virgolette, di Leonardo Pisano, un matematico, come vedete, nel 1170, quindi quasi 1000 anni fa, che 900 anni fa, che ha ideato una sequenza di numeri particolari, detta proprio successione di Fibonacci, che quella caratteristica, naturalmente per chi vuole approfondire il discorso ci sono i link di Wikipedia che ho messo, perché comunque sono aspetti più matematici che di trading online, e in particolare è importante sapere cos'è la successione di Fibonacci. È una serie di numeri, numeri che nascono e crescono nel tempo seguendo una logica. La logica principale è quella di sommare il numero al suo precedente. Ad esempio 1 più 1 2, 2 più 1 3, 3 più 2 5, 5 più 3 8, 8 più 5 13 e così via. Questa sequenza può sembrare quindi una sequenza semplice, ma in realtà ha una caratteristica, anzi due caratteristiche veramente importanti, due caratteristiche che hanno creato, dopo numerosi studi, dopo quasi 500 anni, quindi dalla morte di Fibonacci, grazie a un altro matematico che si chiama Keplero, è nata quindi la capacità di valutare il numero aureo. Ovvero, che cos'è questo numero aureo? Un numero che nasce dalla divisione di un numero della sequenza con il suo precedente. Ogni numero della sequenza diviso il suo precedente da una frazione di pari importo, pari a 1,618 e qualche centesimo. Quindi questo numero si ripete all'infinito seguendo questa regola, ed è stato individuato come numero aureo, ma non solo perché segue questa regola qui, ma perché questo rapporto di 1,618 è stato trovato in natura su diversi aspetti. Ad esempio indica la, come la chiocciola qui si evolve, quindi la larghezza della chiocciola, ma vi indica anche molti elementi nella musica, negli elementi naturali, quindi come si formano i cristalli, nel corpo umano, ma anche è stata scoperta la distanza tra le stelle, quindi nell'universo. Quindi tutti rispettano questi numeri, ecco perché vengono detti numeri aurei. Vale anche il contrario: anziché fare il numero più grande sul numero più piccolo, è possibile fare anche al contrario, il numero più piccolo sul numero più grande. Il numero che viene fuori è 0,618, anche questo quindi un numero che è importante e che si riflette al contrario di quanto avviene su 1,618. È veramente quindi un qualcosa di curioso. Io vi invito ad andare su Wikipedia e informarvi anche su questo, perché comunque ha una sua curiosità. Ok, e questo è quanto riguarda tutto l'aspetto matematico, statistico, che è stato studiato nel tempo. Ora, abbiamo visto anche altre cose. Allora, c'è subito una domanda di Marco. Mi chiedo come possa essere valido un algoritmo del 1200 ai giorni nostri, cioè quale partecipare. Allora, non è che noi studiamo un algoritmo di trading che ha fatto Fibonacci. Fibonacci non sapeva neanche cos'era il trading. Stiamo parlando di dei rapporti che, come ho appena detto, esistono in natura da sempre, e che poi, stavo arrivando anche al punto, sono stati tradotti anche nei rapporti dei numeri tra i trend che si formano nei mercati, quindi la volatilità, il ritorno nella normalità, poi di nuovo si sviluppa una nuova volatilità. Questi studi hanno si intrecciano tra loro, creando in questo caso dei rapporti che rispecchiano appieno i rapporti di Fibonacci.
e tra l'altro sono stati anche migliorati e ripresi. Ecco perché, come per rispondere a Marco, dire, non stiamo studiando noi un trading system del 1200, è naturale che questo non può essere valido, ma anche perché nel 1200 non esisteva neanche il trading. Noi stiamo studiando dei rapporti che esistono in natura da sempre, da quando il mondo è nato, e esistono in natura, come ho detto, nel corpo umano, nelle stelle, nei minerali, e quindi anche nel trading online, quindi nei movimenti di borsa, possono essere ripresi e riflessi. Benvenuto Emanuele, che si è collegato anche adesso. Allora, nel trading online Fibonacci viene utilizzato calcolando le distanze tra i massimi e i minimi che si formano durante il giorno, e le distanze creano dei livelli che possono essere dei supporti o delle resistenze o dei punti di arrivo, quindi, come si dice, dei momenti di ritracciamento o dei momenti di espansione, quindi di estensione del trend. I valori principali che si studiano nei ritracciamenti sono lo 0,23, lo 0,38, 0,50, vuol dire quindi metà movimento, 0,61 e 0,76, mentre per le estensioni abbiamo le estensioni che valgono dallo 0,38 fino all'1,618, il numero aureo, e 0,618 anche qui lo abbiamo, così come lo abbiamo nei ritracciamenti. Andiamo sui grafici per potervi magari dare maggiori informazioni su questo aspetto. Allora, innanzitutto che cosa si va a valutare sotto questo aspetto? Allora, c'è un'altra domanda. Marco, risponderemo a questa domanda con un esempio direttamente sul grafico. Allora, come vedete, abbiamo possiamo prendere un qualsiasi grafico. Qui per esempio è il grafico di ITA 40, quindi il FTSE MIB italiano. Abbiamo un massimo e un minimo, e il Fibonacci, come detto, per funzionare bisogna che venga valutato su un trend. Prendendo in considerazione, ad esempio, la base in cui si è sviluppato il trend attuale, quindi da questa base a quest'altra massimo, e poi valuteremo anche quest'altro massimo, possiamo valutare due cose. Ad esempio, da qui a qui, che cosa è successo? C'è stato un bel trend forte, poi un ripiego, si è formato qui un supporto, e poi di nuovo è scattato in alto. Scattando in alto adesso sta facendo un'altra pausa, poi magari potrebbe o riscattare in alto o magari scendere. Fibonacci ci serve per valutare questi movimenti. Allora, innanzitutto il grafico che ho preso è un H4, quindi un grafico medio, non veloce, non lento. Non è un daily, non è un grafico di M30. Si fa un H4, vi consiglio di seguirlo in H4 perché poi vi spiego come scendere sui time frame minori. Allora, innanzitutto bisogna tracciare il Fibonacci tra il minimo e il massimo per valutare dei supporti. Come notate, tracciando quindi dal minimo al massimo, Fibonacci ha creato delle linee orizzontali chiamate ritracciamenti, o io indico come supporti. Abbiamo il 23.6, il 38.2 e il 50%, sono i primi tre che a noi interessano, questi sinceramente non ci interessa. Allora, che cosa è successo tra questo massimo e questo minimo? Il prezzo è iniziato a muoversi in laterale, non è sceso oltre il 23.6, che è il primo gradino. Quando non scende oltre il 23.6, vuol dire che qui si è formato un supporto importante, vuol dire che il prezzo quindi in questa fase non ha voglia di scendere, no? Quindi il trader poteva preparare qui un buy o su un prezzo più basso possibile o alla rottura ad esempio del massimo precedente, quindi
a 20.760 punti, oppure come poteva anche fare, se era abbastanza scaltro, anche in questa resistenza dinamica, e quindi entrava e prendeva la possibilità di cogliere questo movimento rialzista che ha fatto un nuovo massimo. E questa è la prima fase. Quindi il Fibonacci ci ha valutato in questo momento dove poteva scendere con il primo passo. Poteva, attenzione, fare anche un altro movimento, rompere il primo supporto e muoversi fino al 38.2%. Di solito è il valore migliore, dove io preferisco di solito poi concentrarmi, è perché il 38.2% sicuramente poteva spingere anche questa volta i prezzi in alto, quindi il trader in quest'area del 38.2 può concentrarsi per effettuare degli acquisti. Ultimo punto ancora valido è il 50%, quindi si entra al 38, si mette uno stop a 50, se scende a 50 anche qui possiamo aspettarci un rialzo. E quando compriamo vicino al 50 lo stop è sempre qui sotto il 50. Perché? Perché sotto il 50, quindi se eventualmente rompe sotto il 50, vuol dire che tutta questa configurazione rialzista perde di validità e siamo all'interno di un nuovo trend ribassista. Quindi sotto il 50 ci mettiamo al ribasso, il primo punto è sicuramente la base del Fibonacci. E allora, come sfruttare tutto questo a livello di opzioni binarie? A livello di opzioni binarie si può sfruttare perché una volta tracciati questi valori, noi possiamo scendere ad esempio su H1, possiamo scendere anche su M15, quindi sui time frame minori, e come vedete i valori di Fibonacci rimangono tracciati. Quindi noi, quando siamo su un time frame M15, ad esempio, abbiamo il 23.6 come riferimento di supporto, quindi sappiamo che in quest'area c'è un supporto importante. Quindi se siamo vicino a quest'area, che non è stato, diciamo, questo caso, magari adesso andiamo a prendere altri esempi, ma siamo in quest'area, qui evitiamo di fare delle put. Quindi le put qui non ci servono, anzi qui dobbiamo concentrarci con delle call, perché molto probabilmente il supporto avrà la forza di spingere i prezzi in alto. Adesso cambiamo sottostante, perché magari questo non era proprio ideale per fare degli esempi, visto che il ritracciamento è stato debole. Oppure lo stesso lo possiamo utilizzare per un movimento più vecchio. Ad esempio, qua abbiamo una figura di ribasso, quindi andiamo a tracciare il massimo, che è dove è iniziato, diciamo, la discesa, e il minimo dove è finita. E allora, in questo caso abbiamo sempre al solito il 23, il 38 e il 50, ok? Sono i nostri punti di riferimento. In questo caso cosa è successo? In questo caso è successo che il trend ha rimbalzato fortemente, rompendo subito il 23%, quindi una volta che è rotto il 23%, il nostro obiettivo è quello di arrivare al 38%, quindi il trader poteva qui applicare una call con l'obiettivo quindi del 38%. Siamo su H4, naturalmente, qualcuno mi fa notare, sì. L'operatività va bene anche indietro nel tempo, andando a prendere la rottura, eccola qui, dovrebbe essere questo, scusate un attimo, eccola qui. Quindi abbiamo, mettiamo una freccia così lo andiamo a prendere meglio. Vediamo se riusciamo. Che data era? Che è successo? Si è cancellato tutto. Oh sì, scusate, ho sbagliato io. Allora, che bella della diretta. Ecco qua. Allora, siamo al 15 dicembre circa, quindi M15, andiamo indietro 15 dicembre, eccolo qua, perfetto. Allora, abbiamo quindi
il minimo, ok? Vediamo che si forma il minimo, tracciamo Fibonacci e abbiamo il primo livello, il secondo e il terzo, ok? Vediamo subito un rimbalzo e vediamo che questo rimbalzo rompe subito il 23, ok? Quindi rompendo il 23 qui su M15 possiamo valutare che il prezzo deve arrivare al 38. Ci arriva molto velocemente, quindi non so se qui magari era possibile fare un'operatività. Facciamo finta che non la facciamo, perché ci arriva talmente velocemente che magari non ce ne accorgiamo. Però l'indomani vediamo subito un'apertura in gap ribassista e una formazione che man mano si rallenta nel ribasso. E guardate un po', questo era un massimo precedente, poi si trasforma, quindi prima era una resistenza, adesso si è trasformato in un supporto. Il 23 è un supporto, quindi da questo momento, quando vediamo iniziare a salire, qui possiamo farlo nelle call. Sicuramente in quest'area rialzista la call è supportata da questo supporto. Sappiamo che l'obiettivo quindi è il 38, anzi addirittura vediamo un altro gap up che ci porta proprio sul 50%. Qui ad esempio il trader, una volta che vede i prezzi al 50%, non fa più né call né put. Qui si evitano, perché sappiamo che il 50% è il nostro punto limite per fare le put e per fare i call, cioè è un punto chiave importante. Infatti qui poi gioca per 2-3 giorni, quindi è importante non fare nulla in questi livelli. Quindi Fibonacci ci aiuta a capire dove abbiamo il supporto importante, dove abbiamo le resistenze, dove non dobbiamo lavorare, cioè intorno al 50% non si lavora più, cioè si entra prima dal 38 verso il 50 e poi si sta fermi. Una volta che si arriva al 50 non si fa più niente. Andiamo a prendere qualche altro grafico. Richiesta vostra, quale grafico vi volete analizzare? Per me vanno bene tutti. EURSD, immaginiamo. Allora, EURSD. Ok, vediamo un po' cosa c'è su EURSD. Andiamo subito su H4, come dicevo. Vediamo che il trend di EURSD su H4 è un trend forte che esiste già da diversi mesi, come notate. E adesso sembra voler fare un movimento rialzista. Il primo vero punto in cui bisogna concentrarsi è il momento in cui magari un trend si è sviluppato fortemente al ribasso dopo una pausa, e io lo prendo come considerazione in questo punto e il minimo in quest'altro punto. E precisamente si tratta come date il 17 dicembre, quindi andiamo su H4, andiamo a valutare dov'è il 17 dicembre, ed è questo punto qui, quindi andiamo a mettere un ritracciamento di Fibonacci dal 17 dicembre al minimo che si è raggiunto adesso. Ok, andiamo a zoomare ancora un po', vediamo un po' al solito questi tre ritracciamenti che ci servono. Allora, abbiamo il primo ritracciamento al 23, il secondo al 38, il terzo al 50, ok? E il primo ritracciamento è stato toccato tra ieri e oggi. Abbiamo visto che dopo il minimo si sta formando una specie di rimbalzo, quindi una formazione quasi rialzista, che ha avuto come obiettivo proprio raggiungere la prima resistenza, che era il 23.6. L'ha raggiunta, ha fatto il suo dovere la resistenza, perché ha rispinto i prezzi sotto. Addirittura quindi poi oggi abbiamo assistito ad un nuovo rimbalzo, quindi vuol dire che questo 23.6 è stato già bruciato. L'obiettivo successivo potrebbe essere questo, il 38.2. E guardate caso, il 38.2 è già un'area battuta in precedenza. Guardate un po' quest'area, è tutta un'area che in precedenza aveva fatto da resistenza già, quindi aveva
permesso ai prezzi di non salire, quindi l'arrivata spingeva in basso, arrivava e spingeva in basso. Quindi l'obiettivo di oggi, cioè di domani, dopodomani, potrebbe essere questo, un movimento laterale rialzista fino a 38.2. Quindi il trader di EURSD, spostandosi poi su time frame più piccoli per le binarie, quindi ad esempio 15 minuti, da domani, non nelle ore notturne come adesso, da domani, mercati vivi, potrà ricercare per ogni movimento di pausa, come ad esempio questi movimenti qui, di pausa, di pausa, di pausa, di pausa, quindi ogni volta che vede un movimento laterale di pausa, può iniziare a valutare delle entrate a rialzo. Su M15 possiamo prendere ad esempio delle scadenze a 30 minuti o 45 minuti, in base a quelli che ci offre la piattaforma, per poterci muovere quindi con un trend rialzista. L'obiettivo è arrivare a circa il 38%. Quando arriva a questo livello stiamo fermi, perché dobbiamo valutare che cosa poi potrà accadere su quel livello. Quindi ritorniamo sull'H4 e vediamo cosa succede a 1.16. Se il mercato avrà la forza di rompere anche questo livello, allora molto probabilmente arriverà al 50%. E anche in questo caso il 50%, ci fate caso, è un punto importante, un punto caldo, un punto che è stato già battuto in passato, qua, in quest'area. E quindi si riprende, si ripropone anche adesso. Quindi se dovesse rompere il 38, il nostro prossimo obiettivo è il 50. Quindi Fibonacci ci sta dando tantissime informazioni utili per fare trading online. Sappiamo che da questo momento in poi dobbiamo cercare solo su EURSD posizione a rialzo. Sappiamo che dobbiamo fermarci nell'area vicino al 38% ed eventualmente poi fermarci nell'area vicino al 50%. E in queste situazioni dobbiamo ricercare momenti di pausa, magari vicino a questa resistenza, il supporto, magari domani farà così, ritorna di nuovo su questo supporto e poi rimbalza, quindi qui potremmo piazzare un buy, oppure domani potrebbe lateralizzare così e noi sulla rottura del massimo andiamo a mettere un altro buy, con l'obiettivo sempre di andare al rialzo. Quando dobbiamo rimetterci al ribasso su RSD? Sicuramente sotto il supporto dinamico, quindi sotto questo livello si aprono le nuove strade ribassiste, dove andremo a metterci al ribasso. Ok? Quindi Fibonacci è molto utile sotto questo aspetto proprio per capire questi movimenti. Andiamo a vedere la valuta sterlina USD. Sterlina USD nell'ultimo periodo si è mantenuto un po' più laterale, anche se nel lungo periodo, come notate, ha un trend strettamente ribassista. Anche qui possiamo tracciare noi una retta di resistenza, tracciata male, scusate un attimo, tracciamo un po' meglio, eccolo qua. Una resistenza di lungo periodo, e guardate un po' cosa è successo oggi, il prezzo è arrivato proprio su questa resistenza. Siamo proprio al limite della resistenza. Cosa vuol dire? Che questa resistenza è una resistenza che dura da maggio, mi pare, vediamo, dura da giugno, quindi una resistenza di lungo periodo, una resistenza che è riuscita a spingere i prezzi in basso in diverse occasioni, le ha spinti qua, li ha spinti qui, li ha spinti qui e li ha spinti in questo punto. Perché non dovrebbe riuscire a spingerli anche qui? Questa è la prima domanda che dobbiamo oggi porci. Quindi dobbiamo metterci al ribasso? Molto probabilmente potremmo iniziare a valutare dei ribassi. Andiamo anche a vedere altri aspetti, vediamo se con Fibonacci riusciamo ad avere delle informazioni aggiuntive. Ci trasferiamo dal D1 all'H4, quindi facciamo un primo passo. Il primo passo ci fa vedere subito come anche qui si sta configurando un trend rialzista, però è un trend troppo spinto al rialzo, non mi piace a me di solito tracciare queste tendenze così ripide,
quindi la elimino perché a mio avviso non va molto bene. Un'altra cosa che invece qui potrei mettere interessante è invece questo aspetto, cioè collegare quest'area in cui i prezzi si sono mossi, ecco qua, si sono mossi in passato e sono stati respinti al ribasso. Quindi il primo punto è qui, il secondo punto è qui ed è il terzo, era stato qui, è stato spinto un po' al ribasso, però questa volta ha avuto la forza di romperlo, quindi qualcosa nell'aria forse sta cambiando. Allora abbiamo quindi un minimo e poi dei minimi crescenti, quindi dei minimi un po' più alti del minimo precedente. Adesso vediamo un po' come reagirà il prezzo qui. Potrebbe ad esempio scendere nuovamente sul supporto e poi romperlo, oppure domani potrebbe romperlo direttamente, quindi questa è una seconda strada, oppure definitivamente il prezzo non riesce a rompere la resistenza e torna sul minimo, ok? Quindi questi sono i primi aspetti da valutare. Adesso andiamo a vedere qualche altra cosa che magari ci può essere più utile. Cancello un attimo visto oggetti, Fibonacci, ci sono diverse Fibonacci da cancellare. Allora elenca tutto, cancella. Ok, allora vediamo un po' Fibonacci. Ah, ho cancellato anche la timeline, scusate, la rimettiamo perché è importante. Ok, allora siamo sull'H4 e anzi dal daily dovremmo capire adesso come impostare qualcosa. Iniziamo dal daily, massimo e minimo, e vediamo un po' che cosa ci dice Fibonacci su un daily. Ci indica che il primo ritracciamento utile è il 23.6 ed è un prezzo molto più alto rispetto alla resistenza dinamica, quindi abbiamo una resistenza 1.54.70 circa, quindi sono già ancora 150 pips di movimento che potrebbe fare. Ok, questo è il primo punto, quindi su un grafico daily, quindi con un'ottica di investimento a un giorno, a due giorni, potremmo dire che il trend potrebbe essere interessato, tra virgolette, a salire. Ok? Poi, scendendo sull'H4, dovremmo cercare dei punti dove applicare il Fibonacci ugualmente, però come vedete già l'H4, cioè il daily, risponde abbastanza fedelmente su un ritracciamento, quindi sull'H4 tra l'altro vedo che viene un po' difficile capire un punto massimo e minimo, in quanto la discesa è stata talmente forte che rispetto all'EURSD qui viene un po' più difficile valutare il movimento, anche perché già c'è stato una prima fase di lateralità. Anche se volessimo metterlo ad esempio dal massimo del sempre dicembre, come è successo sull'EURSD, quindi il 16 dicembre circa da qui, e al minimo che si è registrato adesso, notiamo un'altra cosa. Magari cambiamo adesso colore del Fibonacci in modo tale che possiamo riconoscerlo, magari lo mettiamo in viola, vediamo se viene più facile. Ok, cosa notiamo? Mettiamo un po' di zoom. Ok, perfetto. Allora notiamo questo, il dal minimo ora il 23 è stato rotto una prima volta, ha fatto il suo dovere di resistenza, ha spinto i prezzi, poi di nuovo è stato ritestato e rotto con violenza, quindi il 23 ce lo siamo tolti dal mezzo. Oggi il 38, il 38 è stato rotto con una bella candela lunga oggi, quindi anche il 38 io lo andrei a cancellare. Punto ultimo il 50, il 50 è molto vicino alla resistenza nostra, quindi che cosa succede? Questa è un'area di no trading,
se lo vediamo con questo aspetto, c'è un'area vicino al 50, come dicevo, in cui non bisogna fare trading. Ma effettivamente qui è difficile fare trading, perché non sappiamo se il trend scenderà per via della resistenza dinamica, non sappiamo se scenderà per via del 50%, non sappiamo se avrà la forza di raggiungere il successivo livello, che guarda caso il 61.8 corrisponde al 23.6 del grafico daily, quindi anche questa è un'altra bella resistenza. L'unica cosa che possiamo fare qui e pensare di poter fare è andare al rialzo sopra il 50%, se rompe questo al 50%, con l'obiettivo di arrivare al livello del 61.8. quindi importantissimo domani andare a studiare come il grafico di Sterlino USD si comporterà su questa resistenza. Perché dico domani? Perché questo è una valuta che principalmente si muove durante il giorno, quindi è una valuta che la notte sicuramente qui lateralizzerà o scenderà o starà ferma, quindi non farà granché di movimento. Domani tra l'altro ci sono delle notizie importantissime, quindi andiamo a vedere assieme nel calendario le notizie a che ore sono, perché anche questo è importante nel poter fare quando facciamo trading online, andare a vedere quali sono le ore con potenziali movimenti per la sterlina. Alle 9 ad esempio ci sono delle notizie con due tori, quindi importante vedere all'apertura dei mercati come reagisce. All'1 annuncio dei tassi di interesse, quindi guardate come coincide tutto, notizie importanti vicino a supporti o resistenze, proprio sono dei cocktail micidiali che sicuramente creeranno forte volatilità. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo l'indice irlandese, alla fine non ci interessa molto. E infine nel pomeriggio ci sono alcune notizie importanti. No, scusate, questa è la notizia di oggi, ho dimenticato a portarla successiva, scusate. Allora, domani ci sono ugualmente delle notizie. Ok, 9 alle 10.30 la sterlina, la bilancia commerciale. Poi abbiamo alle 14.30 le notizie sull'America, tasso di disoccupazione e lavorazione non agricola, che sono i tassi importantissimi. E quindi anche qui notiamo come la sterlina, quindi che nei confronti dell'USD, potrebbe essere soggetta a forte volatilità. Domani io prevedo che se il prezzo quindi vada a rompere con violenza questa resistenza, sicuramente vedremo un buon trend rialzista, finalmente qualcosa inizia a cambiare. Se invece questo non avviene, allora prepariamoci per una bella discesa. Naturalmente voi e io, quando andremo a fare trading sulle binarie, mettendoci ad esempio sui grafici M15, dobbiamo quindi valutare questi livelli, quindi che rimarranno quindi in memoria, come dei livelli importanti su cui poi andare a tracciare dei trend. Altra cosa che possiamo fare, dal grafico sempre in H4 possiamo vedere un'altra cosa, le cosiddette estensioni. Le estensioni servono per valutare non quanto il trend possa tornare indietro, ma quanto può spingersi in avanti, al contrario. Quindi stavolta dobbiamo valutare dal massimo al minimo. E anche qui andiamo a cambiare colore in modo tale da non confondere le linee con quelle nuove. Possiamo prendere un orange, quindi un orange scuro. Benissimo. Allora, abbiamo, zoomando, eccolo qua. Allora, in questo modo adesso il primo livello non è quello che ci interessa noi di ritracciamento, non è questo che a noi interessa. Noi interessa sapere, rotto il massimo di ora, finché si può spingere in alto? Questa è la domanda che adesso mi sto ponendo. Allora, fatto così, noi abbiamo un Fibonacci che parte da 100 e va al contrario.
Riducendo, notiamo che sono nate due linee importanti, il 161,8 e il 261,8. Quindi che cosa indicano questi valori? Indicano dove il trend potrà spingersi. Allora, rotto questo livello, qui mi dice che il trend dovrà spingersi fino al 161 e eventualmente fino al 261. Naturalmente qui stiamo parlando di H4, quindi movimenti che possono accadere in 2, 3, 4 giorni consecutivi. Quindi abbiamo un'altra informazione aggiuntiva. Rotta la resistenza di domani, noi possiamo valutare di metterci al rialzo fino al 50% del vecchio viola, poi possiamo anche tentare di metterci sopra il 50% con l'obiettivo di arrivare al 161. Quindi gli obiettivi di prezzo principali sono due: 1,50 e 70 sopra la resistenza, o addirittura fino a 1,55 e 50. Quindi queste sono le due fasi di trend che si possono vedere da qui in poi, da domani in poi. Ci sono domande fino adesso? Dimmi pure, Michele. Quindi sugli abbinari, come dicevo, è importantissimo innanzitutto valutare questa rottura. Adesso il prezzo sta spingendo, ma mettersi a rialzo qui è un po' rischioso, almeno io non riesco a farlo psicologicamente parlando. Mettermi a rialzo qui mi sembra un po' rischioso, perché c'è questa resistenza che ha spinto i prezzi nel daily tante volte, quindi perché devo forzare a rialzo? E perché devo mettermi al ribasso quando vedo che c'è una bella candela rialzista che potrebbe invece riuscire a romperla? Qui c'è un grande dubbio. Sul dubbio io non lavoro. A 5 minuti. 5 minuti diventa un po' più complesso, perché il 5 minuti non bisogna lavorarlo sempre e solo sul grafico a 5 minuti. Allora vi consiglio di fare una cosa: prendete un grafico in H1, poi quindi lo salvate con lo stesso formato, con tutti i formati del Fibonacci. Andate ad aprire un altro grafico e lo mettete in M15, gli applicate il Fibonacci come l'avete salvato e poi aprite un terzo grafico, lo mettete 5 minuti, gli applicate il Fibonacci di nuovo. Andiamo a mettere i tre grafici in confronto parallelo, quindi il primo, il secondo e il terzo in H1. Ok, quindi una volta che li avete tutti e tre ben posizionati, possiamo iniziare a valutare alcune cose. L'H1 è rialzista. Se domani vedo, quindi su 5 minuti, che il prezzo effettivamente ha rotto il livello che stavamo parlando, anzi forse lo vuole rompere anche adesso, ok, se rompe il livello e anche sull'M15 comunque si nota che c'è una formazione ben rialzista, allora su 5 minuti possiamo valutare di metterci al rialzo. Ecco il prezzo, ad esempio c'è un'accelerazione proprio adesso di sera, quindi un'accelerazione che potrebbe romperla oppure potrebbe spingersi fortemente al ribasso, non lo so. Per me questa è una nuova area di trading, come ho detto prima. Per me qui non si fa trading, qualsiasi cosa lui voglia fare. Dove vado a fare trading su 5 minuti? Vado a fare trading su 5 minuti eventualmente quando vedo che il prezzo, una volta che lo ha rotto, si calma. Nella fase in cui si calma e so che qui c'è un supporto, allora compro per andare al rialzo a 5 minuti.
Quindi devo vedere la rottura, la fase di calma, chiamiamola così, e poi mi metto al rialzo per muovermi. Altre domande? Dopo il ritracciamento, esatto, tecnicamente il ritracciamento. Vedete come il prezzo è arrivato, l'ha toccata, ma niente, si è fermato. Proprio perché quello che abbiamo visto noi è quello che stanno vedendo centinaia di persone davanti allo schermo, quindi tutti hanno paura. Se qualcuno sta spingendo in alto, sicuramente ci sono tanti altri che vogliono spingere in basso in questo punto, e quindi si crea questa resistenza. Già questo tipo di impostazione è valida. Possiamo eventualmente aggiungere le bande di Bollinger. Perché le bande di Bollinger? Perché le bande di Bollinger ci aiutano a capire alcune cose. Le bande di Bollinger sia sui grafici H1, sia sull'M5, sia sull'M15. Le bande di Bollinger sono bande che valutano la volatilità, come vi dicevo nei webinar passati. Qui la volatilità è alta perché i prezzi, cioè le bande sono una verso l'alto e una verso il basso, addirittura neanche si vede. Nell'M15 pure una è verso l'alto e una verso il basso, quindi anche qui sono in fase di espansione di trend, e qui sono anche una verso l'alto e una verso il basso. Quindi in tutti e tre i grafici c'è un'espansione di trend in corso. Perché ci possono essere utili? Ci possono essere utili perché a volte magari vediamo che un trend su H1 inizia ad essere senza espansione, quindi con bande che iniziano a unirsi, mentre qui c'è ancora un trend in atto. Allora, in questo caso vuol dire che il trend su H1 inizia a indebolirsi, quindi qui non bisogna più fare il buy. Oppure, come in questo caso, i prezzi sono sopra la banda di M15, quindi prezzi in forte espansione di volatilità, e molto probabilmente prima che faranno un nuovo trend rialzista devono riposarsi, tornare sotto la banda, quindi fare un ritracciamento sotto la banda, si riposano e poi tornano in alto. Quindi è per questo che in questa occasione magari non ci mettiamo al rialzo, anzi sto iniziando a valutare magari un piccolo ribasso di poterlo fare. Non sarebbe male poterci mettere un piccolo ribasso su stellina USD. Vediamo che scadenza abbiamo, non 5 minuti ma magari una scadenza sia alle 9, alle 8 scusate, o alle 8:10, no, anche alle 8 va bene, anzi facciamo 8:10, non mi piacciono gli orari precisi. Mettiamoci ad esempio una put. Quindi andiamo a valutare una put ribassista che quindi non riesca a rompere questi livelli. Magari mi sbaglio, però molto probabilmente, secondo me, dovrà tornare giù. Sull'M5 una scadenza a 5 minuti, ora io non la faccio, di solito non le faccio quasi mai, ma se le faccio deve esserci diverse cose che mi indicano dei buy. In questo momento io qui a 5 minuti ho un po' di paura, quindi non vado a farmi il buy. E neanche il sell a 5 minuti, perché potrebbe esserci, visto che siamo in una resistenza, potrebbe esserci alta volatilità, quindi in 5 minuti magari il trend non si sviluppa, mentre su, come ho fatto io adesso, sono 10, 20, 23 minuti, il prezzo o andrà forte in alto o andrà forte in basso, quindi in 23 minuti potrebbe essere utile al mio modo di vedere questa occasione il trend. Altre domande?
Allora, per riepilogare un po' il tutto e quindi avviciniamoci alla scadenza del webinar, alle 20, andiamo a vedere altre due cosette che mi ero appuntato, vediamo un po'. Innanzitutto vi ricordo nuovamente che Carla è online su Skype o via email, quindi potete contattarla per qualsiasi altra esigenza. Allora, oltre che a seguire quindi il trend adesso, vediamo un po' come si svilupperà, andiamo a ripassare un attimo i concetti su un'altra valuta, così magari vediamo un po' che cosa succede. Ad esempio questo è USD CAD, grafico daily, trend fortemente al rialzo, andiamo ad applicare quindi un grafico classico del Weepoint. Allora vediamo un po', daily, trend fortemente al rialzo, andiamo ad applicare il Fibonacci come ritracciamento 23.3 e 23.6 quasi vicino e coincide quasi con la media centrale di Bollinger. Scendiamo sull'H4 e quindi che cosa possiamo vedere sull'H4? Che i prezzi hanno fatto oggi una bella discesa e sono stati spinti al ribasso dalla media centrale. L'obiettivo potrebbe essere, come ho detto, il 23.6, quindi rompere le bande facendo in modo che le bande si allargano tra di loro e i prezzi tornano piano piano verso il primo supporto. Su questo supporto importante magari poi qui potremmo pensare di metterci a rialzo nuovamente, seguendo che cosa? Seguendo il trend principale del daily. Sull'H1 se dobbiamo fare dei trend dei trading domani, dobbiamo sempre andare a prendere quindi delle posizioni al ribasso. Se ci mettiamo sull'M15, anche in questo caso, quindi ogni pausa verso la media centrale di Bollinger è un'occasione per fare delle operazioni ribassiste. Questa per rispondere alla domanda su SD CAD di Giovanni. Altre valute che volete confrontare? Allora, insistendo sulle opzioni a 5 minuti, volevo dirvi valute con il franco svizzero. Adesso ci arriviamo. Allora, per le opzioni a 5 minuti volevo dirvi anche un'altra cosa. Se siete ai primi passi nel trading online, cercate di evitare i 5 minuti e valutate delle scadenze tra le 10, 15 e 20 minuti. A mio avviso vi aiuteranno meglio a capire i movimenti più forti. Quindi cerchiamo di concentrarci su delle scadenze un po' più lunghette, un po' più lunghe, perché nei 5 minuti lasciamole quando poi diventeremo più bravi. Questo è un mio consiglio. Ok, poi valute con il, intanto andiamo a vedere qui, siamo leggermente in positivo, quindi la nostra traccia sembra corretta. Se avessi fatto da 5 minuti qui, quindi l'abbiamo presa a 47, scade a 52, magari era in negativo, molto probabilmente in negativo. Quindi vediamo se questa volta ho avuto ragione ad allungare questa scadenza. Ok, valute con il CHF. Allora, io non le seguo spesso, non le consiglio in questo periodo, perché come vedete, guardate un po' che grandi movimenti di gap si creano, e valute col CHF, vediamo un po',
questo è USD CHF, vedete questo sbalzo così forte, ha un po' sballato qualsiasi tipo di analisi. Possiamo dire che su un grafico daily sicuramente c'è una ripresa, ma questa ripresa che cos'è? È una correzione del movimento precedente. Guardate dove si è fermata, 50% tra il massimo e il minimo del periodo. Quindi qui c'è una no trading area, come la chiamo io. Quindi qui bisogna, magari ritorno a mettere un colore più scuro, viene più semplice vedere un po' tutti. Quindi questa è una no trading area, come dicevo io, quindi è una zona in cui bisogna stare fermi. Effettivamente non stiamo fermi solo noi, visto che sono 1, 2, 3, 4, 5 giorni di lateralità, quindi sta fermo un po' tutto il mondo finanziario. Andiamo a prendere EURCHF, che anche questo è stato oggetto di un bel forte scorsone. Dunque, non la trovo, addirittura forse il broker ha tolto, ah ecco qua, EURCHF. Anche qui abbiamo un forte movimento che magari potrebbe riprendere tipo USD CHF, un movimento 50%, anzi no, qui siamo a un movimento leggermente verso il 38, quindi comunque una resistenza importante. Tra l'altro c'è anche una media centrale di Bollinger e anche qui da 3-4 giorni i prezzi sono fermati, quindi non sono valute attualmente che io consiglio per fare trading online. Intanto qui i prezzi continuano a mantenersi nella parte alta di questo supporto, di questa resistenza, ed è una cosa interessante. Vediamo se riusciranno a resistere fino a domani, perché se domani li troveremo sopra questa resistenza, molto probabilmente diventerà la resistenza supporto, quindi andando a trasformare quindi questo livello di resistenza, questo qui diventerà un livello di supporto, quindi da qui si creerà il nuovo trend al rialzo, ok? Molto importante questo livello, cerchiamo di tenerlo in mente. Pietro, quale consiglio in particolare conviene guardare le tendenze? Cioè, sempre bisogna guardare le tendenze. Le tendenze principali bisogna sempre tenerle in mente, perché dovete tradare sempre solo nella tendenza principale, perché è l'unico punto, cioè l'unico strumento molto facile che avete a vostra disposizione. Se c'è una tendenza rialzista dobbiamo fare sempre dei rialzi, a meno che arriviamo a delle resistenze, come ho fatto io adesso. Cioè c'era un punto di resistenza importante, io vado a valutare che questa resistenza, essendo una resistenza daily, una resistenza di lungo periodo, deve portarmi i prezzi, cioè non è facile romperla in un'ora, in 10 minuti, in un quarto d'ora, sicuramente troverà difficoltà e quindi tornerà indietro. Ecco perché mi metto al ribasso su questo punto. Questa scadenza ve la metterò online sul gruppo di Facebook, come quindi fra 10 minuti nel momento in cui scadrà, e quindi tutti potrete avere la possibilità di capire come è andata a finire, quindi se siete curiosi di saperlo. Quindi non so se ci sono altre domande, altrimenti quindi chiudo qui il webinar e vi aggiorno domani sul gruppo, andando a studiare assieme come la sterlina USD si comporterà nei confronti di questa resistenza. Allora, il gruppo Facebook si chiama Segnali Opzioni Binarie. Adesso vi mando il link, così potete chiedere l'iscrizione
è un gruppo aperto, gratuito per tutti, quindi potete muovervi. Allora, il time frame che vi dove applicare il Fibonacci è sempre l'H4 e il daily. Poi scendete in M30, in H1, in M15, in base a dove voi normalmente lavorate, e più scendete e meglio è, nel senso che andate a rivedere i supporti e la resistenza che avete tracciato sui grafici H4, quindi li andate a riprendere. Quindi non è necessario andarli a tracciare sui grafici piccoli, li andate a tracciare sui grafici grandi e poi li riprendete sui grafici più con time frame più veloci. Nel weekly no, non vi conviene lavorare con i Fibonacci perché sono movimenti molto molto più lunghi. Allora, vi saluto a tutti, vi ringrazio per l'attenzione e quindi fra 10 minuti alla scadenza pubblicherò il risultato sul gruppo e ci vediamo domani per vedere assieme come fare trading. A presto e buona serata, buon trading a tutti.